saluta anche la mia lavagnetta! Non perché sia sempre ad un incrocio. Grazie. Ben trovati, benvenuti, sono felicissimo di essere qua, sono felice di essere con gli studenti, con i miei colleghi, con le scuole, è una cosa bella, fa solo bene alla scuola tutto questo, punto e basta, perché la scuola merita non solo un cambiamento, ma anche un po' di allegria, perché essere a scuola e stare bene fra di noi, no? Fra noi docenti, ragazzi, eccetera, eccetera, ci fa amare la cultura, non ce la fa sopportare, no? Dobbiamo sopportare quello che dobbiamo fare, speriamo che passino queste ore. Questo non serve, quindi il primo applauso va fatto a noi che la scuola la vogliamo diversa. Dunque, questo incontro che facciamo stamattina deve essere quanto più proficuo possibile, quindi ho pensato di interrogare. Voi ridete, facciamo così, io interrogherò, ma solamente chi vuole, quindi chi si giustifica? Alzate la mano e se no vinte. Professoressa, voglio chiedere ai professori, quante giustifiche accettate a quadrimestre? Due? Mazza, siete buoni, io una. Ti giuro, veramente una. No, allora, viviamolo questo incontro, diciamo, insieme, perché vorrei ascoltare le vostre voci. Se siamo qua all'interno di un contenitore chiamato Affascinati dal cervello, è importante capire una cosa, che la mente funziona se sbagliamo. La mente funziona se facciamo errori, e così funziona la fisica anche, perché poi se ci pensate bene la fisica funziona in questa, cioè una misura, fare una misura va proprio in quella direzione, cioè avrete probabilmente studiato, se avete superato più o meno il primo anno, che quando misuri qualcosa, ad esempio, non so, devi misurare la lunghezza di un tavolo, c'è la misura ma c'è anche l'errore. E ti ricordi quell'errore? Viene classificato in due maniere quell'errore. O errore. C'è un microfono volante? Microfono volante, Eleonora? Attenzione, Eleonora interrogherà al posto mio. Ok, no. Tuo nome, scusami? Daniela, un applauso a Daniela, ragazzi. Grazie, Daniela. Thank you so much. Allora, attenzione, Daniela sta dicendo, vai da questi ragazzi che siamo già congratulati fra di loro, diciamo. Loro, di là. Vediamo. Allora, ragazzi, errore? Relativo e assoluto. Perfetto, benissimo. Sia nell'errore relativo che nell'errore assoluto c'è due componenti. Fa un errore, commette un errore chi misura, commette un errore anche lo strumento di misura. Se tu prendi un righello, devi misurare la lunghezza di una gomma, lasci quel righello tutta la mattinata sul davanzale, c'è sole, non si scioglie, però si dilata, entra in gioco la dilatazione, quindi quel righello continuerà a misurare con un errore, perché essendosi dilatato tu ti perderai qualche millimetro. È chiaro, quello viene chiamato errore sistematico. Tu che misuri commetti un errore, quello viene chiamato casuale. Quando la fisica fa i conti con una misura, fa i conti anche con l'errore. È questa la prima bellezza della scienza. La scienza non si ritiene perfetta. La misura non è perfetta. Anzi, è una misura se c'è un errore. In questo senso a me piace molto il tema di quest'anno, questo cervelli ed errori, perché partiamo dal presupposto che se facciamo scienza non dobbiamo essere perfetti. Hai capito? Se fai un compito di matematica, di fisica, non sei bravo se prendi 10. Non è là. Sei bravo se ti metti in gioco, cerchi di capire, intuisci,
e fai i tuoi errori. Quegli errori sono normali. Io già avevo un compagno di classe, Cosimo, che... Cosimo si chiama? Cosimo, in fisica, andava male. Ci ha messo 3 anni per cominciare ad andare bene, Cosimo, in fisica. 3 anni ci ha messo. Poi si è iscritto all'università, si è laureato in una materia scientifica, chimica, dove si fa tant'altra fisica e matematica, eppure si è laureato. Cioè, capisci, non ha basato il suo essere portato o non portato, che è un'altra cosa che io odio profondamente, l'essere portati o non portati qualcosa sui voti che aveva. Quindi partiamo da questo presupposto, che fare errori ci insegna a fare bene, che sbattere la testa contro il muro, che cadere a terra mentre siamo a scuola o quando ad esempio anche facciamo un progetto lavorativo, fallire, sbagliare è una buona cosa. Io sono arrivato a fare determinate cose facendo una serie di errori e prendendomi anche un sacco di parole brutte, perché poi così la gente è cattiva, la gente quando ti giudica principalmente ti giudica volendo dire: ah, vedi, non sei perfetto, ah, vedi, è sbagliato, quella cosa è sbagliata. Allora ti mettono lì alla berlina e ti giudicano. Fregatevene. Volevo dire un'altra cosa, una parola che ci volevo dire, ma non la dico. Fregatevene, è importante, fregatevene, perché è importante invece puntare su se stessi, puntare su se stessi, che vuol dire? Dani, sentiamo qualcuno, alzate la mano, che vuol dire puntare su se stessi? Come si punta su se stessi? Superando questo disagio di... Alzate, non fate i timidi, dai Pordenone, dai, forza. Che vuol dire puntare? Io sto puntando su se stesso facendo questo, che ne so. O io non sto puntando su se stesso, punterò su me stesso. Il primo ragazzo che rompe il ghiaccio, o come disse un organizzatore durante una manifestazione, rompe le acque. Vai, credere. Dice, meno male che c'è uno che ha rotto le acque. Come ha rotto le acque? Vai. Credere in se stessi, impegnarsi a fare ciò che ci piace. Credere in se stessi, impegnarsi, questo è bello. Ti chiami, scusami? Andrea. Allora, guarda, ci sono 3 cose che hai detto. Credere in se stessi, impegnarsi, fare ciò che ci piace. Sono tutte e 3 cose. Il credere in te stesso non ti fa brutta, cioè ti aiuta, ti rende forte quando ti diranno cose brutte, perché te ne diranno sempre di cose brutte. Salto la seconda, vado alla terza. Fare ciò che ci piace. Ecco, quello lo dovete capire. Quello va, ecco, per questo serve la scuola. Per questo servono i professori. Voi ai professori dovete chiedere queste cose, cioè voi avete dei professori con i quali, oltre che fare lezioni, vi dovete confrontare. Prof, ma io ho una passione per la danza acrobatica, che ne so, dico una cosa anche un po' strana, per gli scacchi, ho una passione per la ricerca, però in senso di, non so, nuove energie, mi sono fissato, secondo me in futuro, cioè, lei che cosa ne pensa? Io mi confrontavo molto con le professoresse e i professori miei. Mi confrontavo con tutti? Con tutti quanti parla? Con 2 o 3. Che amavo alla follia. 2 o 3. Ragione per. Ma non perché non fossero bravi, per carità. Non c'era quella. Io non è che dovevo per forza confrontarmi con tutto il consiglio di classe. Però volevo sapere come fare delle cose, come prendere delle decisioni. Tu hai detto però al centro, alla cosa centrale, hai detto impegnarsi. È quella la fregatura. È vero, professoressa? Quella la fregatura. Perché impegnarsi, ma non solo a scuola, in realtà in tutti i campi, non so se qualcuno di voi fa sport a livello agonistico, cioè fa gare, eccetera, alzatemi la mano, qualcuno che ci dà, guarda quanti, Daniela, scusa, non lo sai. Daniela, di là, avvicinati a loro. Qualcuno che fa sport a livello agonistico si allena, Cioè, però vi allenate così, assai. Vai. Sì, chi vuoi tu? Basta, non preoccupare. Tanto. Vai, che fai? Io faccio danza. Perfetto. Danza, quale danza? Perché ci sono tanti tipi.
Classica, contemporanea, moderna. Oh, wow! Il tuo nome? Marco. Marco, senti, quanto ti alleni, tra virgolette? Dalle 4 alle 6 volte a settimana. 4-6 volte a settimana. I professori di danza, i maestri di danza, ti hanno mai detto sbagliato, è brutto, rifallo, non mi piace? Tante volte, sì. E fanno bene. Sì, Marco, fanno bene, perché la disciplina si impara attraverso il sentirsi sì, così, sì, è così. La disciplina si impara attraverso anche il giudizio negativo di un insegnante, innanzitutto perché quelli sono i tuoi insegnanti, è chiaro? Li devi stimare per questo, li devi stimare per questo. Sono i tuoi insegnanti. Chissà, fra i tuoi insegnanti di danza, ti sono tutti simpatici? Meno. Ritieni che ci sia qualcuno che non valga neanche tanto? No. Quindi sono tutti validi? Sì. Perfetto, ma non tutti ti stanno simpatici. Esatto. Perfetto. L'insegnante che abbiamo davanti a noi non deve essere per forza simpatico. Questa è un'altra cosa che dobbiamo imparare. No, è così ragazzi. Perché se no non te la fai passare senza l'insegnante. Se l'insegnante è sempre simpatico, e che dobbiamo fare? Il circo. Che è il circo? Il circo no, la scuola non è il circo. Che io sia venuto fuori come persona, Eleonora diceva prima, uno showman ha detto questo, Eleonora, ma questa è una parte di me. Questa è una parte di me, non è una parte di altri insegnanti, non tutti gli insegnanti devono, grazie naturalmente Marco, ed in bocca al lupo per il tuo percorso. E grazie Marco per aver alzato la mano e per aver detto che fai danza, perché che diceva Eleonora prima, le materie scientifiche non sono per le donne, sempre queste cretinate che abbiamo nella nostra testa malata, la danza non è per gli uomini, queste sono cose che dobbiamo superare, anzi, torno indietro, che voi avete superato, perché la loro generazione, ora parlo ai miei colleghi, è molto più aperta rispetto a voi, questa è una bella caratteristica della loro generazione, sono molto più aperti, sono meno ipocriti. Noi da piccoli eravamo chiusi e le persone della mia età se lo ricordano, i problemi non si riusciva a socializzarli, non si riusciva a tirar fuori. Io non parlavo dei miei problemi neanche con i miei genitori e quando l'ho fatto mi sono a volte anche pentito di aver fatto questo. Oggi c'è più dialogo, questa cosa è bella ragazzi, tenetevela stretta questa cosa. Tenetevi stretto il fatto che quello che diceva un attimo fa, mi ricordo qui avanti, Daniele, Andrea, scusami, Andrea. Quello che diceva Andrea, fare quello che ti piace. Non è facile fare questa scelta. Non è, sai perché? Perché se sei un uomo e scegli di fare, che ne so, l'ingegnere e andare in esercito, e ti piace, ah, tutti contentissimi. Però se sei un uomo e decidi di fare lo stilista, no. No. Allora è gay. E che cacchio ne frega che sono gay? Cioè... Voglio dire, cioè, facciamo queste associazioni strane che fortunatamente a scuola si superano, perché la scuola di oggi queste associazioni le supera, anzi direi siamo a volte fin troppo aperti. E è arrivato un altro tema che vorrei trattare con voi, anche qua voglio chiedervi questa cosa. Quando il professore spiega, quando voi siete a scuola, capite sempre tutto quello che si spiega? Perfetto. Cosa fate quando non capite? Anche qui, Daniela, agganciamo qualcuno con cui parlare. Quando non capite, qual è la vostra... Sinceramente, però, ragazzi, la prima reazione. Vabbè, facciamo così, velocemente, ditemi così, alzatemi la mano e parlate con me. Vai, dimmi. Allora, come ti chiami? Arianna, parlate tutti come Arianna, bella, va ad alta voce. Quindi ci sono materie, a volte chiedi di rispiegare, a volte no. Sì, perché alcuni si offendono se gli chiedi di rispiegare. E quello è un problema loro, però. Sì. Però non si devono offendere.
Quello non si devono offendere. Nessuno si deve offendere. Anzi, il nostro mestiere è un mestiere di grande pazienza. Sì, Daniel. Dobbiamo, l'insegnante è paziente, molto paziente. L'insegnante è vero, è tanto paziente. Non bisogna spazientirsi. Chiedere però di spiegare è una buona cosa. Che altro fate per curiosità? C'è qualcuno che per curiosità, però dovete essere sinceri ragazzi, che in quel momento rinuncia a quello che sta succedendo e dice, o sai che c'è? Mi distrago, penso ad altro. Io rinuncio, tanto, tanto. Il tuo nome? Addio, addio. Suna? Luna! Wow! Luna, grazie per essere stata sincera, perché quella è una cosa che succede al 90% di noi, ma non sto parlando di studenti, a tutti, Luna, succede a tutti, cioè rinunciamo tutti quando non capiamo una cosa. Questo è un punto importante, cioè rinunciare è un peccato. Rinunciare è un peccato, ma tu lo sai meglio di me naturalmente, avendolo detto, è chiaro, perché tu, cioè, rinunci anche con frustrazione, perché tu dici, sì, io mi distrago, rinuncio, però che peccato. Però che peccato, perché in realtà quando mi chiedono, ma tu a scuola studiavi tanto, io tendo a rispondere no. E lo sai perché? Studiavi tanto a casa naturalmente, perché io ero molto centrato in classe, cioè io volevo capire in quel momento, perché per me quello era studio. Lo studio inizia in classe, cioè studiare inizia in classe, perché dovresti studiare 8 ore a casa se invece in classe capisci bene, studi bene, riesci a fare quei 2 o 3 esercizi, ti prepari, alzi la mano, quando devi andare volontario vai subito volontario, che ti togli la materia davanti, scheduli i compiti, sai quando devi studiare tedesco, bisogna essere tedeschi. A quel punto sai che fa la mente di una? Si abitua. La nostra mente è strana. La nostra mente ci tende dei tranelli pazzeschi, perché la mente si abitua a lavorare in una certa maniera. È così, non c'è niente da fare. Vabbè, voglio cambiare argomento adesso, vorrei parlare un po' di fisica. C'è un argomento che vi affascina della fisica, nel senso che tu dici, ma sta storia qua, prof, com'è? Che c'è? Vai, ditemi. Daniele, quando vai? Ti sei messa sopra sopra. Attenzione, Daniele è pronta a farvi parlare. C'è un argomento che... Oppure c'è qualcosa che vorreste dire a proposito? C'è questa ragazza da questa parte. Passate il microfono. Ok. Vai. Per me personalmente l'ottica... E le illusioni anche in generale, cioè con la luce e tutto. Perfetto, quindi anche le illusioni ottiche. Ti è capitato di vedere per caso il video che ho condiviso sulla freccia che cambiava direzione? No. Molto carino. Se vuoi quella potrebbe essere vista come un'illusione ottica. Da questi affascinati ti chiami? Aki. Aki, l'ottica e le illusioni ottiche. Daniela, c'era qualcun altro da quella parte? L'ottica e l'illusione ottica passano... attraverso la luce che tutto ci fa vedere, perché in realtà noi vediamo tutto grazie alla luce. La luce colpisce gli oggetti, viene riflessa, in parte viene assorbita e noi vediamo i colori, vediamo gli oggetti grazie alla luce. Questa è una cosa bellissima, anche le illusioni ottiche avvengono perché la luce cambia direzione, no? Cambia direzione, quindi tu proietti un oggetto che viene ribaltato perché la luce passa da un mezzo l'aria ad un altro. Ma la cosa affascinante della luce è che la luce è stata, colgo l'occasione anche per la domanda che mi hai fatto, cioè più che la domanda, l'affermazione, che la luce è stata quella cosa che ha ispirato uno scienziato, un fisico bestiale, è uno dei 7 di cui parlo nel mio nuovo libro, cioè un fisico bestiale. Chi era affascinato dal concetto di luce? E ci ha costruito poi tutta una teoria. Einstein, dice Andrea, era affascinato al concetto, dice, facciamo un esperimento per farvi capire il fascino della luce. Andrea, e tu come ti chiami?
Venite sul palco. Allora, che questo è bello. Allora, prima di Einstein c'era Galileo Galilei che aveva dato una prima spiegazione del concetto di velocità e di relatività. La prima relatività è di Galileo Galilei, ok? La relatività galileiana. Come ragionava Galileo Galilei? Facciamo questo esperimento, mettiamoci tutti e tre qua. Hai detto Andrea e Giuseppe, venite vicino a me, Giuseppe di qua e Andrea di qua. Allora dobbiamo camminare verso quella direzione. Giuseppe cammina in maniera abbastanza spedita, noi due invece andiamo più lenti, però andiamo alla stessa velocità entrambi. Andrea, mettiti accanto a me, pronti? 1, 2, 3, vai, via. Perfetto. Allora, attenzione, diamo dei numeri. Giuseppe sta andando a 50 km orari, ok? Stiamo dando dei numeri. Noi stiamo andando a 20 km orari, plausibile, ok? Rifacciamo, osservate. Questa è una delle prime osservazioni che aveva fatto Galileo, per poter capire i moti. Facciamo di nuovo, via, stessa cosa qui. Attenzione, domande? Dani, attenzione, interroghiamo. Interroghiamo, quella ragazza. Attenzione, preso il microfono. Guardate. A che velocità andava Giuseppe? 50 km orari. Papu. A che velocità andavo io? 20 km orari. Va bene. A che velocità andava Andrea? 20 km orari. Ok, tutto quel gruppetto là, quella combricola, siete tutti, il tuo nome, scusami? Io, Letizia. Letizia. Siete tutti d'accordo con Letizia? Se sì, sì. Se no, chi non è d'accordo mi deve alzare la mano. Devi dire un attimino, un momento. C'è qualcuno che non è d'accordo? Qua non sono d'accordo. Daniel, scusi. Qua. No, lei non è d'accordo. Yes. Cioè, visto che ma perché siete tutti lontani? Con i saluti. Vai, chi è che non è d'accordo? Io. Ah, cioè, non sei d'accordo da sola. Allora... Senti, perché non sei d'accordo? Dai, dimmi. Allora, dal mio punto di vista di osservatrice esterna, vanno a 50 e 20 km orari, mentre ad esempio dal punto di vista di voi che andate a 20 km orari, l'altra persona che si è nero andrà a 30 km orari. Ti amo. Brava, 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 brava. Cioè, la velocità di per sé non esiste. Non esiste. Come fa a esistere la velocità se non mi dici rispetto a cosa ti stai muovendo? Scusatemi, qual era durante l'esperimento la mia velocità rispetto ad Andrea? Zero, io ero fermo. Se ci fossimo guardati negli occhi, avremmo visto un sistema fermo, non ci stava, eppure ci stavamo muovendo. Cioè, capite? Questa è la prima riflessione che fa Galileo Galilei, cioè dice il moto è relativo, le velocità degli oggetti vanno misurate rispetto a un certo sistema di riferimento. Là nasce il concetto di sistema di riferimento anche inerziale, cioè un sistema che si muove a, io sto facendo un sistema assi cartesiani x, y, z con le mani, che si muove a velocità costante. Galileo Galilei. Attenzione, pensate sempre all'esperimento. Torniamo indietro. Vediamo il punto di vista adesso di Einstein. E vediamo Einstein con la sua voglia, il suo desiderio di rincorrere un raggio di luce. Lui voleva rincorrere un raggio di luce. Guardate come cambia la prospettiva. Mettimi qua, Giuseppe. Tu devi andare sempre alla stessa velocità di prima, anche tu, semplicemente io invece sarò fermo. Vi ricordate i numeri, è giusto? 50, 20, in questo caso 0. Attenti perché ora lui non va a 50 km orari, lui è un raggio di luce. Quindi Giuseppe andrà a 300, 1000,
chilometri al secondo. Ovviamente. Va 300 di più, più veloce. E più veloce. 300. Sto scherzando. Sto scherzando. Oh, facciamo finta che qua. Facciamo finta che vada a 300.000 km, non è tutto quanto corre, tanto tu vabbè, la stessa cosa di prima, però lui è il raggio di luce. Andrea va a già 20 km orari, è proprio poco poco, facciamolo andare a 180 km orari, ma fai sempre piano, 180 km orari, 180 km orari. No, lo voglio far andare più veloce. Lo voglio far andare più veloce, lo voglio far andare a 100.000 km al secondo. Attento, 300.000, 100.000. Io sto fermo, attenti alla domanda, facciamo l'esperimento, tu di nuovo vai lento, tu di nuovo vai veloce, come prima, 300.000 km al secondo è la luce, 100.000 km al secondo è un razzo che sta andando a sta velocità, ma quando mai? I razzi mica vanno a 100.000, però facciamo finta di poterla avere. Parte il mariposo, vai. Andrea, sei andato un po' troppo veloce. Allora, ok, avete visto, la domanda è, abbiamo capito quel fatto là, rispetto a Giuseppe, rispetto a me, a che velocità va? 100.000 km al secondo, bravissimi. Attenti, Giuseppe, il raggio di luce, rispetto ad Andrea, a che velocità va? Chi è che l'ha detto? Il tuo nome? Dice Sebastiano, sempre a 300.000 km al secondo. Facciamo un altro esperimento. Tu vai a 300.000 e tu vai a 250.000 km al secondo. 250. Vai! Era un po' più lento. Di nuovo, sperimentiamo. Io misuro la velocità di Giuseppe, il raggio di luce. Che misurazione mi viene? Io, 300.000. Andrea misura la velocità di Giuseppe. Che quanto misura? Sempre 300.000. Il cambio è lì. Esperimento di nuovo. 300.000 e 290.000 km al secondo. L'avete capito? Lo dobbiamo fare? No. Comunque misuri la velocità della luce, sarà sempre 300.000 km al secondo. Questo è un cambio di vista apocalittico per la scienza. Apocalittico. Da che cosa viene misurato? Quali sono le grandezze fisiche per misurare la velocità? Via alle telefonate. Che ti serve come grandezze fisiche per misurare la velocità? Beh, Sean, bella. Lo spazio e il tempo. Allora Einstein dice, spazio e tempo non sono più concetti assoluti. Non è possibile. Nel momento in cui io mi muovo più veloce, sempre più veloce, per poter misurare la velocità della luce sempre 300.000 km al secondo, che quindi è una costante, spazio e tempo devono cambiare, in modo da darmi come risultato 300.000. A quel punto viene fuori quello che Einstein pensa. Lo spazio e il tempo cambiano quando ti muovi sempre più veloce. I tempi si dilatano, gli orologi non funzionano più sincronizzati. Io ho il mio orologio, ti ricordi, io ero fermo. Lui ha un suo orologio, della luce frega poco, perché la luce è la luce, punto e basta, è quella. I nostri orologi non sono più sincronizzati. Tu quanti anni hai? Madonna, senti. Professoressa, noi avevamo 16 anni avantieri. È vero, ragazzi. Ve ne accorgerete, due giorni e arrivi a 46. E non detto la verità. Allora, vieni qua. Io e Andrea abbiamo 16 anni. Lui prende un razzo super veloce, fa un giro per il cosmo, quasi alla velocità della luce. I suoi tempi,
il suo tempo è dilatato, questo viaggio dura 10 anni, torna sulla Terra, io ho 26 anni, 16 più 10 fa 26, lui ne ha 17. Per lui è passato solo un anno. Questa è la relatività. Come nel film, non so chi l'ha visto, Interstellar, penso, è vicino al buco nero e quindi la forza di gravità del buco nero fa rallentare il tempo. Vieni qua. Vieni, Giuseppe, vieni. In realtà Andrea ci sta raccontando l'altro pezzo di relatività. Non solo il tempo si dilata se vai veloce, ma si dilata anche se sei vicino a un buco nero, a qualsiasi oggetto con una grandissima densità. Esatto, sono le masse più che le densità, perché la densità ci interessa meno, poi può essere denso. Le grandi masse dilatano il tempo. In quel film, non stiamo spoilerando nulla, guardatelo, questi scienziati scendono una mezz'oretta a prendere un caffè, non è vero, su un pianeta vicino a un buco nero, tornano indietro, per loro è passata mezz'ora, per l'astronauta che era sull'astronave erano passati 30 anni. 30 anni, questa è la relatività. Ma questa storia è vera? Perché la fisica, Galileo Galilei, diceva una cosa, Galileo Galilei. Che diceva Galileo Galilei? Se ti inventi, se Andrea si inventa una scienza in testa, gli viene una nuova teoria, che deve fare Andrea per fare sì che quella scoperta, formula, entri negli annali della scienza e tutti la possano accettare? Andrea deve fare? Attraverso cosa? Esperimenti. Deve fare l'esperimento, questo è il metodo scientifico. Noi non abbiamo mai perso una cosa che un italiano ci ha trasmesso. Dobbiamo essere orgogliosi della fisica italiana. I fisici italiani hanno fatto cose pazzesche. Il metodo scientifico, devi fare l'esperimento. L'esperimento che dimostra la relatività c'è. Ci sono diverse prove sperimentali, ma non ve le dico perché dovete comprare il libro. le trovate in rete naturalmente. Grazie Andrea, grazie Giuseppe di Congero. Bellissimo, bellissimo questo, hai visto dall'ottica dove siamo andati a finire? Guarda com'è bello il cervello, la mente, che bello. Quanti di voi sono musicisti? Ma c'è peccato, ma perché i musicisti sono sempre di meno? Suonate, cantate, che cantare rende felici. Canti, che cosa canti? Aspira. Aspettate un attimo, ragazzi. Calm down, vai. Io sono la batteria. Ando stai, muoviamoli. E mi piacciono tutti i cantautori italiani. Fantastico. Quelli vecchi. Ok, va bene. Tigliani, scusami. Quali? Niccolò Peruzzini. Niccolò con due C. Niccolò, hai un batterista al quale ti ispiri? No, ti piace il batterista, che ne so. Ho scelto la batteria perché mi piace la musica. Perfetto, quindi l'hai scelto in generale perché ti piace la musica. Questa ragazza qui davanti ci dice che canta, che canti? Perfetto. Studiare musica è un'altra cosa importantissima per la mente. Ragazzi, la cultura si fa di scuola, di musica, di sport e di lingue. Is there an English teacher over here? C'è? No. It's not here. Le lingue sono importantissime perché? Allora, io vengo in questo momento chiamato veramente da tante, in tante manifestazioni, convegni, cose. Parlo italiano, sono italiano.
5 anni fa è nata la mia personale rivoluzione, cioè 5 anni fa io mi sono reso conto che non potevo, cioè mi sentivo veramente uno schifo a non parlare inglese. Attenzione, non a non averlo studiato, a non parlarlo, perché a me di averlo studiato non me ne fregava nulla 5 anni fa, quando a 41 anni per la prima volta vado al CERN, sento parlare degli scienziati, dei ricercatori, premi Nobel, spiegavano gli esperimenti, parlavano tutto in inglese. E io mi volevo sputare un occhio, perché non capivo nulla. Ho detto, che peccato, che cosa mi sto perdendo? Allora lì ho detto, ok, devo tornare a casa e io devo trovare il modo per acquisire la lingua. In quel momento dicevo, per imparare la lingua. E allora sono andato su YouTube, ho cominciato a fare delle mie ricerche, un po' come è capitato magari a voi con me per la fisica, probabilmente è successo lo stesso. E ho iniziato a vedere questi, chiamiamoli teachers, non lo so, e ho iniziato ad acquisire la lingua. Ho capito che dovevo cambiare mentalità. Dovevo fare della lingua una parte della mia giornata. Perché la mente, il cervello, ti ricordi quello che ho detto prima? Funziona per abitudini. Se non sei abituato a parlare in pubblico, if you are not used to talking to people in English, you will never talk in English, because you're gonna think about yourself. Io non sono capace di parlare inglese, quindi sto zitto, perché faccio gli errori e le persone mi giudicano, e siccome mi giudicano e dicono che io sono, ho una brutta pronuncia, faccio gli errori, io non parlo finché non imparerò la grammatica. Allora mi serve un anno in più. Allora mi servono 2 anni in più. Ma non sono ancora troppo bravo, non l'ho imparata la grammatica. Sbagliato. It's completely wrong. You have just to start talking to someone like a crazy guy. They're gonna be like, ma sei pazza, ma tu sei italiana, perché stai parlando in inglese? Perché parli in inglese? And you are gonna say, I don't give a shit. I want to talk in English because I want to push myself forward. I want to learn something else. Because I need to learn something else. I need to learn a language. Da quel momento, per uno di 20 anni, pensa a me che ce n'ho 46, che hanno cominciato a dire, ma perché non vieni a fare le conferenze in Australia? Perché non vieni in Argentina? Perché non vieni in Giappone? Ti vogliamo in America? Si è aperto un mondo per le lingue, e io l'ho aperto a 41 anni, a 41 l'ho aperto, non a 20. Se quel varco spazio-temporale voi lo aprite a 20, voi rivoluzionate la vostra vita. Ragazzi, la rivoluzionate, perché non sarei, che vi frega di essere in un posto fisicamente dopo il Covid, dopo che abbiamo capito che se sei bravo, se sei preparato, determinato, conosci le lingue, conosci l'inglese, anche solo l'inglese, io non dico, vuoi fare spagnolo? Hablas español, está bien. Io c'ho mio fratello che vive in Spagna, perché è sposato con una spagnola, io mi sono messo con mia cognata, e ogni tanto parliamo in spagnolo. Mi butto, perché lo spagnolo è un altro linguaggio parlato da un sacco di gente, 800 milioni di persone, 1 miliardo di persone, parla spagnolo. Quindi capite che il punto di vista siamo noi. La rivoluzione la facciamo noi. Se stiamo troppo a pensare a quello che vogliono gli altri, ci fermiamo, ci freghiamo la mente. Invece noi dobbiamo realizzare noi. Siamo delle identità, e quelle identità noi dobbiamo far brillare la nostra identità. Quando io ho capito questa cosa, l'ho capita tardi, il CERN me l'ha fatta capire. Quando sono arrivato là, io mi sono sentito piccolo così, ho detto, ma che sto a fare in Italia, che sono piccolo così? Poi è arrivato il Covid mi ha fatto capire un'altra cosa, posso stare in Italia, perché ho seguito sulla sedia della cucina, io volevo dire un'altra cosa, volevo sedermi da un'altra parte, seduto lì con un computer in mano, con le lingue, sapendo parlare le lingue, avendo delle competenze, io posso lavorare dove voglio,
con chi voglio, posso fare affari col mondo. Questo è il mondo che vi attende, è il mondo dell'impresa che vi attende. Dovete essere imprenditori di voi stessi, dovete rivoluzionarvi, questo è importante. E questo mi auguro, io me lo auguro con tutto il cuore, la scuola lo possa insegnare ai nostri figli, perché noi dobbiamo insegnare, uscite, fate, buttate, parlate. Io sono stato a Londra con dei ragazzi italiani, ho fatto lezione, a half in English and a half in Italian. And I was like, do you want to ask me something? And they were like, yes, in English please. And they were like, no, I'm shy, I can't ask you something you in English. E ho detto, no, buttate, buttate. Lo so che si sente il mio accento milanese, chiami? È chiarissimo, mi sono mia? Buttati, pronto? Questo si chiama scarico di impedenza, è fisica. E qualcuno di loro ha cominciato a parlare in inglese con me. Da posto, così. E se ne è fregato. Quello è un cambio di prospettiva. Quello è un cambio di prospettiva. Ti svegli la mattina. Qualcuno dice, scusa, ma tu come hai fatto a imparare l'inglese con il lavoro, l'insegnamento, eccetera? Lo sai come ho fatto? Io mi sveglio la mattina, mi metto le cuffiette e invece di sentire queste notizie del telegiornale che hanno rotto le palle, scusatemi tanto, perché parlano solo di cose negative, ci fanno capire che il mondo è negativo, invece nel mondo ci sono tantissime cose belle che andrebbero raccontate. Ai telegiornali dovrebbero obbligarli a fare metà notizie negative e metà positive. Non ci vuole meno. Allora state parlando di chi fa la guerra, parlate anche di chi usa l'energia per cambiare le nazioni, state parlando dell'intelligenza artificiale che ahimè sta creando molti danni, parlate anche dei governi che usano l'intelligenza artificiale per governare bene le città e per non avere sprechi né di energia e con le strade. È importante questi allora dobbiamo cominciare a non ascoltarli. Mettetevi le cuffiette, andate su Spotify, cercatevi un podcast in inglese di una cosa che vi piace. A te che ti piace? Chi ti attrae? C'hai un cantante, un'attrice, uno sportivo, qualcuno che deve essere inglese, naturalmente non italiano. Inglese come cantante Dua Lipa. Dua Lipa. Prendi il telefono. Apri il telefono. Vai su Spotify. Tu c'è Apple Podcast. Questo qua. Scrivi Dua Lipa Podcast. Let's talk about Dua Lipa. Cerca Dua Lipa. Dua Lipa Podcast. The life of Dua Lipa. Dua Lipa. At your service. She's gonna talk to you. Tu se sei fissata con Dua Lipa, ti ascolti il podcast, inquadrami contigo. Ti ascolti il podcast di Dua Lipa e inizi a imparare, perché la mente è fatta di necessità, il cervello è fatto di necessità. Se tu sei in Giappone, hai bisogno di pisciare e loro non capiscono l'inglese, in 5 minuti impari a dire devo pisciare in giapponese, è normale, perché sennò ti pisci addosso. Voi capite che lo sforzo mentale è questo. Torno a chi diceva prima, giustamente, la ragazza, ma quello è un atteggiamento di tutto, non capisco, ci rinuncio, è un peccato. Allora voi ascoltate podcast, cercatevi, podcast è una cosa che vi appassiona e voi vedrete che la prima settimana non capire niente. Io non so qual è il tuo livello di inglese, ma non è quello, non capire niente. Però poi piano piano, cominciare, perché tu a colazione con le cuffiette, lo sport, vai a fare palestra, ti metti le cuffiette, vai a correre, ti metti le cuffiette, sei in autobus, ti metti le cuffiette, dai, ti prego, siamo sempre tutti con queste cacchio di cuffie sulle orecchie, lo vediamo. Allora impariamo con quelle cuffie, impariamo, usiamo questa tecnologia per imparare. E guardatemi, credetemi ragazzi, la lingua è una svolta. Io lo so che ogni volta sta storia, però la lingua è una svolta perché ti apre il mondo e tu cominci a acquisire informazioni che in italiano non potresti acquisire. Se voi cercate informazioni in italiano su Google, voi cercate e trovate 20.000 siti, ok? Se la cerchi in inglese,
di milioni di siti. Se la cerchi in cinese, il cinese è un'altra svolta. Lo so, l'inglese è cool, il cinese no. Non è vero. Perché anche il cinese è una lingua meravigliosa, molto difficile tra l'altro. Ci sono tanti dialetti in Cina, però è bello. Ed io ora sono pronto ad espandermi, a parlare altre lingue, lo voglio fare, perché ho capito che la mente, sai che cosa ti dice a un certo punto la testa? Voglio di più, dammi di più, dammi di più, dammi più informazioni, perché siamo fatti così, altro che l'intelligenza artificiale. Ci è l'intelligenza artificiale? L'intelligenza è uno strumento, è un soprammobile. È un soprammobile l'intelligenza artificiale. Quella che sta qua invece. Basta. Daniela, perché sei tu Daniela? Rinnega il tuo nome. Allora, Daniela, hai una domanda per me, Daniela? Non lo so, neanche cosa mi vuoi chiedere? Non mi vuoi chiedere niente? Io che ho il deficit di attenzione, quindi stavo prendendo un'altra cosa, adesso mi chiedi di farti una domanda, probabilmente mi blocco. Deficit di attenzione però è una cosa molto importante, perché oggi abbiamo tutti un deficit di attenzione. Vi siete mai accorti? Io parlo a tutti voi ragazzi, anche a noi adulti, vi siete mai accorti come leggiamo adesso? Quando apriamo per esempio la notizia in rete, come leggiamo? Così? Leggiamo così. Ormai si legge in maniera trasversale. Quello chiaramente ti disabitua a leggere, ovvero a concentrarti. Questa è una fregatura. Un'altra fregatura vi racconto. Oggi l'informazione, cioè io non ho capito una cosa, per esempio a scuola, o che la vado a cercare online, di fisica o di matematica o di storia, quello che voglio. La rete, cioè i social, stanno costringendo noi content creator, ma in realtà stanno facendo adesso l'operazione contraria, io sono ben felice di questo, a stringere sempre di più, come se si debba spiegare un concetto di una sua complessità in un minuto. Ma dove stiamo? È chiaro che sta la bravura del content creator arrivare a parlare in un minuto di una cosa, però questo non significa, non è bello. Non è bello, io ieri sentivo un post su Scuola Zoo, che fa delle cose molto carine, di una ragazza che spiegava il conflitto tra Israele e Palestina, ma lo spiegava in un minuto e tre quarti. Oh ragazzi, quel conflitto ha delle radici storiche incredibili, ce lo vuoi veramente capire? Mettiti a studiare, mettiti a leggere che cosa è successo e soprattutto non ti schierare, se vuoi capire quel conflitto. Comprendi che lì sta morendo gente da una parte e dall'altra. Questi sono in mezzo a un caos. Però non voglio parlare adesso del conflitto, voglio parlare di come viene data la notizia. Non puoi imparare un minuto e mezzo. Allora, per rispondere al deficit di attenzione, dobbiamo educarci, se vogliamo trovare contenuti, a trovare contenuti belli, di creator che ci piacciono, però più lunghi. Perché dobbiamo abituare la nostra mente a essere concentrata. E lasciatemi dire, sarebbe molto bello, voglio vedere chi alza la mano per così, per curiosità, di cercare un cacchio di contenuto in biblioteca su un libro. Non è una cosa da vecchi, è una cosa da persone sviluppate a livello del cervello, perché la persona che vuole informarsi legge innanzitutto, non sta sul telefonino a cercare l'informazione, per curiosità, così. Quanti di voi una volta sono andati in biblioteca e si sono messi a studiare per un motivo XY? Alzate la mano. Sapete che me ne vado contento? Che c'è un 15% che ha alzato la mano? Mi piace molto. Vi metto un like. Sì, è bello. Basta. In realtà adesso che ho pensato sì che è una domanda, adesso te la posso fare? Vai. Cioè adesso ci ho pensato. Io sono spagnola e
Hablas en español. Hablo español desde que nací. Gracias. En realtà mi sono corta, cioè... No, in spagnolo, español. ¿Quieres que te lo diga en español? No. Oui. Vale. No, yes. No, scusate. No, è il mio cervello che spiccia, perché in realtà io parlo anche francese. Vai. Io parlo francese. En español, en español. En español, de verdad, madre mía. ¿Habláis español? Sí. Se entiende, hablo ¿por qué no? ¿Por qué no? Hablo despacio. Intentamos. Ok. En España existe un problema que creo que existe también en Italia y es que el sistema educativo español está absolutamente escaduto. Cioè, ormai non so, non mi viene neanche naturale parlare in spagnolo. Sì, scaduto è senso. Ci provo a parlare in spagnolo, però non mi viene naturale più. Che una cosa che le persone che parliamo tante lingue ormai non parliamo, cioè, sembrano dei deficienti in tutte le lingue. Sì, nel senso che spesso si spiccia. Non sai mai parlare veramente. Boh, lo che stavo dicendo. Però dicevi appunto del sistema educativo che è in un cioè, ormai è caduto nel. Sì, nel senso io sono molto interessata alla programmazione neurolinguistica e ho capito, che, cioè io ho detto deficit attenzione perché ormai mi faccio capire meglio così, però. Non so a che punto veramente questo è il problema, semplicemente che ho una neurodivergenza e io percepisco il mondo e l'informazione in modo diverso. A me mi ci è voluto tantissimo per finire la scuola, cioè concretamente l'ultimo anno, e, perché ormai nessuno si era messo a pensare che magari io non stavo capendo l'informazione tale come me la volevano far capire. E, io non sono brava a memorizzare, io ho un po' l'impressione che ci hanno fatto diventare degli studenti, cioè, come ti dico, bulimici, cioè ci mettono dell'informazione così dentro la bocca, poi vomitarla in un esame e non ricordarti mai più, non sei nutrito da quell'informazione. Allora, dico questo, è vero che il sistema scolastico è indietro, ma c'è un problema, il sistema scolastico il punto non è quello, se no sarebbe, come dire, sono i professori che non si adattano, è tutto il resto che sta correndo da matti, è tutto il resto che corre da matti, cioè l'era della digitalizzazione rispetto all'era industriale, ok, è qualcosa di molto più potente, di molto più veloce. Cioè la rivoluzione industriale ha fatto un cambiamento nel mondo che è, diciamo, approcciabile ad un andamento lineare, ok? Diciamo un andamento lineare, semplicemente un y uguale x, abbiamo questo. Nella rivoluzione digitale sta accadendo un y uguale x quadro, cioè abbiamo una semiparabola, sta succedendo questo, cioè il cambiamento è molto veloce. La scuola è fatta da persone che sono i professori, che giustamente hanno approcciato all'insegnamento sempre in una certa maniera e si devono adattare innanzitutto e si stanno adattando, ma il loro adattamento è lento rispetto a quello che sta succedendo. Attenzione, questo è importante. Ogni anno escono cose nuove e mentre voi studenti naturalmente quelle cose nuove le approcciate in maniera così, come dire, istintiva se vuoi, ok, perfetto, ChatGPT, appena uscita ChatGPT, tutto sommato, gli studenti, uno su due, più o meno già stanno in casa. A scuola, sai che hanno detto? Per i professori dobbiamo fare il corso su ChatGPT. Questo, allora, noi insegnanti, lasciate togliere, noi ci sentiamo frustrati perché questa richiesta di cambiamento non è facile starci dietro, non è facile per un docente medio starci dietro. Io chiaramente non mi rivolgo, attenzione, io sto sempre parlando naturalmente di quei docenti bravi, che lavorano bene, lasciamo perdere quelli che stanno là, che se sa perché stanno dovrebbero cambiare mestiere. Però io non parlo proprio, a me non mi interessa parlare di quella gente, perché gente che non fa bene il suo mestiere, attenzione, gente che non fa bene il suo mestiere, sta dappertutto, eh. Chiara, non è che sta solo una scuola, però una scuola fa i danni. Il punto è un altro, il punto è che questo cambiamento è velocissimo. L'insegnante medio cerca di adattarsi, ma si sente sempre indietro, perché c'è sempre più cambiamento e quindi c'è sempre più scollamento, separazione tra quello che fanno gli studenti e quello che fanno i docenti. Ecco perché Daniela, io dico sempre che a scuola il docente dovrebbe prendere in mano la situazione e dire calmatevi tutti,
Aldo, un attimo, il professore sono io. Siccome io sono bravo, sono efficace, riesco ad arrivare al punto, allora ragazzi, non fatevi prendere dal seguitemi, ed io seguirò voi. Io seguirò voi, io come docente seguirò voi. Questo è il ragionamento di un buon docente che non pensa necessariamente che deve fare gli aggiornamenti digitali, perché lì vai a perdere, ti perdi. Il docente prende in mano la situazione. Io, Daniela, ho avuto una professoressa di matematica che era di una severità incredibile, che quando entrava in classe non volava la mosca, però la matematica la capivano tutti. Allora era brutta la professoressa severa? No. Avevo un professore di fisica, simpatico come a me, tutto così, eccetera. Quando spiegava la fisica la capivano tutti. Era brutto il professore di fisica, simpatico? No. Quindi vince il docente. E nel tuo caso, come nel caso di qualcun altro, evidentemente non c'è stato modo di dire fermatevi un attimo. Però io mi perdo, io mi sto perdendo, non sto capendo. Forse ho io qualche deficit di apprendimento, non lo so, indagherò, però devo capire. Invece oggi usiamo i deficit di apprendimento, e noi insegnanti lo sappiamo bene, come uno scudo. Come uno scudo vengono usati dalle famiglie. Perché mio figlio è DSA, tiro su un muro e DSA, adesso te la vedi tuo insegnante. Questo non vuol dire lavorare bene. Adesso la scuola, le famiglie e gli insegnanti devono prendere in mano la situazione e collaborare, meno gruppi WhatsApp delle mamme, meno gruppi WhatsApp delle mamme. È complesso, Daniela, it's a very complicated situation, but we have to work together. That's the solution. Thank you so much for asking me that. Grazie. Allora, io non so quanto tempo a disposizione, mi dite un attimo, fate dei segni, Leonora, mezz'ora, ma buono, a posto. Ma fate domande, domande, Andrea, è solo Andrea? Ah, Daniela, scusami, Andrea. Volevo chiedere, non so se l'hai recentemente visto il film Oppenheimer, ecco. E volevo sapere se poteva spiegare in maniera un po' più semplice la fusione o fissione dell'atomo. Certo. Sì, allora chi ha visto Oppenheimer, alzate la mano. Ok. Abbassate. Pensate bene alla prossima domanda che faccio prima di alzarla, siate sinceri. Chi ha visto Barbie? Chi? Ok, si visto tutte e due. Ok. Hai visto tutte? Tu che hai visto Daniela, Oppenheimer, Barbie, entrambi? No, io non ho visto nessuno, quindi nessuno. Niente spoiler, vi prego. Ok, cioè. No. No, in realtà la domanda di Andrea è tecnica. Dice, prof, entriamo un po' nel merito del concetto di fissione, fusione, ste bombe che erano, perché uno scienziato si mette a fare le bombe? Perché questo è forse la cosa più forte che viene fuori da quel film. Senza spoiler, ma lì durante la guerra un gruppo di scienziati si è messo a costruire delle bombe. Vorrei dire una cosa, ti do subito parola, che in quel periodo un italiano, ecco, faccio un salto al mio secondo libro che esce fra 10 giorni, In ci vuole un fisico bestiale, capitolo 5, io parlo del progetto Manhattan, ma non ne parlo dal punto di vista di Oppenheimer, ne parlo dal punto di vista di un fisico che scappava dall'Italia perché la moglie era ebrea. La moglie ebrea scappa dall'Italia, arriva in America e collabora al progetto Manhattan, in particolare era il direttore del progetto Trinity, che è stata la bomba che è stata esplosa lì per vedere se funzionava. Chi era questo italiano? Bravi, Enrico Fermi, ottimo. Un fisico sperimentale e teorico geniale. Ne parlo nel libro. Ora, entriamo nella fisica, che io approfondisco tra l'altro in quel libro anche, perché non ho voluto scrivere un secondo libro di storia, ma è pur sempre di fisica, da un punto di vista dei scienziati. Allora, la fissione, tu hai le bombe, sono a fissione nucleare, tutte quelle che sono presenti al mondo, che sono più di 16.000 in tutto il mondo, in questo momento gli ordigni nucleari, tutte sono a fissione? Vabbè, no. Allora, come funziona la fissione? Tu hai un neutrone, questo neutrone lo lanci come un proiettile. Questo proiettile colpisce un nucleo di uranio, ok? Questo nucleo di uranio
riceve, viene colpito da questo neutrone, diventa instabile e si spacca. Einstein dice che quando tu hai questa è la fissione, cioè la spaccatura di un nucleo, quando hai questa spaccatura di questo nucleo si liberano altri neutroni che vanno a colpire altri nuclei, la reazione a catena appunto, e si libera energia. Energia cinetica, questo ce lo dice Einstein. Attenzione che nel film c'è Einstein anche, abbastanza anziano, che dice una serie di cose importanti, però viene un po' così, basta. Allora, questa è la fissione. La bomba, le bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki funzionavano così, cioè abbiamo in una uranio e nell'altra plutonio. C'è una differenza tecnica tra l'una e l'altra, ma fondamentalmente la reazione a catena genera talmente tanta energia, è uguale a MC4, la massa si converte in energia, che distrugge tutto. La fusione invece, che cos'è? È il contrario, prendi due elementi leggeri, per esempio due nuclei di idrogeno, alzi molto la temperatura, ma tanto, 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 non perché la fissione avviene a qualche centinaio di gradi, quindi è facile fare la fissione. La fusione è difficile, devi avere 15-20.000 gradi. La temperatura è talmente alta che questi nuclei si avvicinano, si avvicinano, e che fanno? Si fondono. La fusione di questi due nuclei genera un nucleo più pesante, l'elio, e libera energia. Questo è il concetto di fusione. Ci sono le bombe termonucleari. Ti ricordi nel film quando si parla della bomba H? La bomba ad idrogeno è una bomba che esternamente produce la fissione, perché è facile da fare. La fissione, la parte esterna, produce una temperatura talmente alta che fa collassare il nucleo interno e provoca la fusione del nucleo. Una bomba a fissione ammazza 100.000 persone. Una bomba termonucleare ammazza 20 milioni di persone in un'unica botta. Via! Il mondo è pieno di ordigni termonucleari. La cosa che mi fa venire i brividi e che ancora io non riesco a sopportare, perché io quella parte storica non la conoscevo così bene e non è stato bravo a descriverla, che in quel momento il mondo ha avuto così paura, i potenti della Terra hanno avuto così paura e la scienza, la ricerca andava avanti, che hanno detto moriamoci, produciamo parecchi ordigni termonucleari, siamo pieni di ordigni termonucleari nel mondo, pieni, è un mondo armato quello che è davanti a noi, ecco perché un domani in questo mondo armato ci serve gente che lavorerà sulle diplomazie, perché è un mondo che deve arrivare ad un equilibrio, ad un compromesso, se no il guaio è grosso. Einstein disse in quel periodo: io non so come verrà combattuta la terza guerra mondiale, ma la quarta verrà combattuta con pietre e bastoni. Einstein aveva capito che il mondo si sarebbe fatto la guerra a vicenda. E questa è una cosa molto triste. Perché per noi che guardiamo la guerra dalla televisione, che la guardiamo in Ucraina, adesso guardiamo quello che sta succedendo in Israele. Io quando mia nonna mi raccontava la guerra, io ascoltavo mia nonna. Io l'ascoltavo mia nonna e mia nonna mi diceva che la guerra è stata qualcosa che ha resettato tutto, ha reso tutti poveri, però quello non era un mondo armato con le armi nucleari. Ecco perché vi dico che la vostra generazione deve fare un passo avanti rispetto alla mia, che forse ha lasciato andare alcune cose per strada. Abbiamo smesso di capire che il mondo ha bisogno di essere curato perché il mondo è malato. Noi continuiamo a bruciare carbone per produrre energia, per accendere le luci in casa, continuiamo a bruciare carbone quando la fisica sono decenni che dice che esistono le rinnovabili, che esiste la fissione nucleare, esistono le centrali a fissione. La Francia ne ha tante,
e la Francia sta per diventare autonoma a livello di energia. Purtroppo noi siamo la conseguenza dell'ignoranza. Noi siamo la conseguenza dell'ignoranza e quindi vi prego, come nuova generazione, non vi fate distrarre troppo, concentratevi sui vostri obiettivi, perché ricordatevi che l'obiettivo ultimo è essere felici. Questo è l'obiettivo ultimo che tutti noi devono avere, essere felici è molto importante. Scusatemi. Quindi quel film è stato molto forte per me, molto forte. Guardatevelo, guardate quando lui fa la conferenza stampa, che si sente quel silenzio. Vabbè, non dobbiamo dirvi niente, se no si capisce tutto. Vai, dimmi. Ho capito. Ma mi date i tempi? Perché continuo a parlare? Quarto d'ora, dai, ce l'abbiamo, dai, chiedetemi, dai ragazzi. Dai. Vai, di là. Zero, mi dicono che non abbiamo più tempo, Che non abbiamo più tempo. Allora, prendo altre tre domande velocissime e andiamo, forza. Ah, mi dai il telefono, vedo qualche dia. Lei ha detto di essere anche un musicista e volevo chiederle, principalmente, quale potrebbe essere il modo migliore per iniziare comunque la carriera da musicista? Carriera? Sì, ho l'idea di iniziare a suonare. Certo, ti chiami? Michele può chiamarmi Mike se vuole. Mike, allora, ti dico questo, io quando ero musicista, cioè ero, sono tuttora, perché io ho un gruppo gospel, facciamo concerti in giro, io avevo il sogno di iniziare la carriera musicista. Il musicista inizia la sua carriera facendo matrimoni. Sì, cioè Mike suonando. Cioè al musicista serve molto suonare, serve molto sperimentare gli ensemble, quindi essere insieme ad altre persone, mettere su gruppi, perché i Maneskin, se sono diventati tali, non è perché erano i Maneskin all'inizio, suonavano in mezzo alla strada, ma quelli c'erano il pricio della musica negli occhi. Poi fai un percorso che magari ti porta di X Factor a vincerlo, fai un altro percorso che non vinci X Factor, chi se ne frega, ma poi arrivi da qualche parte, fai qualche corso tecnico. Molti musicisti, sai come sono usciti fuori? Dalla strada, so che... No, parte dalla strada, ma da dove? Parliamo del digitale. Dove hanno fatto il boom? Sui social network, sulla televisione. Cioè, tu senti di uno che, insomma, Justin Bieber penso che sia stato uno dei prodotti della rete. Questo è sta cantando, c'è tutto, a seguirlo tutti. Perché se sei un talento, c'è un talento. Sai qual è la fregatura dei musicisti? La droga del successo. Cioè il musicista che arriva al successo molto spesso va fuori di testa. E lì è brutto, lì bisogna stare attenti. Io ti auguro di meditarti da fare, di impegnarti e se arrivi ad un certo livello di mantenerti umile. Grazie Mike. Domanda, vai. Prima si parlava anche di intelligenza artificiale e cioè, io pensavo sì è utile l'intelligenza artificiale, ma io la vedo anche da un punto di vista più da, diciamo, artista. Infatti moltissime persone ora usano l'intelligenza artificiale per fare opere, però così fanno in modo anche di non dare la possibilità a veri artisti di avere un lavoro. E cioè, io trovo in questo modo l'intelligenza artificiale che diventa una cosa molto brutta, ecco. Chiami? Gemma. Gemma, io la vedo in un'altra maniera. In realtà vedo l'intelligenza artificiale, non apro il discorso su apprendimento, troppo pippone, lasciamo perdere, non mi interessa. La guardo su questo, sul lavoro. Non è vero che toglierà lavoro. In che senso, Gemma? Chi lavora nei vari campi cambierà il proprio mestiere integrando l'intelligenza artificiale. Ti faccio un esempio, gli architetti ora non smettono di fare gli architetti, ma sfruttano l'intelligenza artificiale per lavorare meglio sui loro progetti. E il cliente, te posso assicurare, che si fida molto più dell'architetto che non dell'intelligenza artificiale, che già ha mostrato le sue falle, cambierà i mestieri. Cioè Gemma, considera che di qui, fra dieci anni, il 70% dei mestieri che esisterà oggi non esiste. Non sappiamo neanche che cosa sarà, ecco perché vi dico inventatevi, è molto importante, Gemma. Grazie, prendo l'ultima. Di qua questa ragazza, prendiamo di qua.
Daniela, qui, scusami, avanti, così chiudiamo. Nel corso di questo incontro lei ha ribadito più volte che il fine ultimo di tutto è la felicità. Però se ciò che io voglio fare vorrei che mi portasse al successo, però questo non corrisponde alla felicità, comunque non mi porta alla felicità, io dovrei scegliere la felicità oppure il successo? Allora, ti chiami? Brinda. Brinda? Quella qui. Brinda, Brinda, ok. Allora, io leggevo, Brinda, un articolo, c'era una short story, e parlavano due short story inventate, naturalmente, due persone che si reincarnano, due anime che si reincarnavano, e quella che si era reincarnata centinaia di volte chiedeva ad una che si era reincarnata solo 5 volte in altre persone, in cosa mi devo reincarnare? In una donna, in un uomo, in una persona di successo, in una persona... E quello diceva, no, reincarnati in un uomo bello, fantastico, pieno di successo. E quella diceva, io l'ho fatto decine di volte già, e in realtà ho finito la mia vita triste. Diciamo, reincarnati in una donna, bellissima, eccetera, ho fatto anche quello, ma alla fine mi ha portato a poco. Insomma, te la faccio breve, questa storia diceva questo. Nella vita, la cosa, ecco, qualcuno si parlava di felicità, la cosa che ti fa arrivare alla felicità non è il successo, non è la bellezza, non sono tanto meno i soldi, perché chi i soldi ce li ha, oggi vuole l'auto, domani vuole la barca, è felice una settimana con la barca, dopodiché si è rotto le palle di quella barca, si vuole prendere lo yacht enorme, poi si rompe le palle anche dello yacht, perché qui ci abituiamo a tutto, la mente ti inganna. La persona che raggiunge un equilibrio, perché poi sprinta felicità e a momenti, lo dice Vinicio Caposella, che è così, quella persona che raggiunge quel livello è quella persona che vive in maniera semplice, la vita semplice, apprezzando le cose semplici. Te la devo dire però questa cosa, io, la mia vita è cambiata da un anno a questa parte. Lo sai quando ero più felice prima? Ora. Dimmelo, dimmelo, secondo te, sinceramente? Sinceramente, secondo me è uguale. Cioè, magari era felice prima ed era felice anche ora. No, io ero molto più felice prima. Perché ero più libero prima. Mentalmente ero più libero. Adesso sono schiavo di alcuni meccanismi. Ovviamente io sto cercando un mio equilibrio in questa situazione, perché io devo cercare un equilibrio, e questo è il problema. Il successo non è per niente, anzi, il successo è una cosa che fa così, e tu vuoi stare là, la mente ti dice, devi stare là, non devi... invece la mente umana deve cedere ad un altro meccanismo. La vita è questo, parliamo di matematica, la vita è una sinusoide, e se tu impari a stare in questa sinusoide, te ne freghi e vai avanti, allora apprezzi piccoli momenti di felicità, vai. Ma lei ora non è felice del fatto che le persone comunque non si dimenticheranno di lei anche quando lei non ci sarà più? Certo. Perché credo che alla fine è questo che a cui tutti le persone aspirano. Come si può dire, non ne, sì, certo, cioè, chiaro, però se io penso quella serenità che Vincenzo aveva di andare a trovare sua madre quando voleva, io non posso più andare a trovare, mia madre c'ha 74 anni, mia madre non è una giovincella, capisci? La vita scorre. Allora accorgendoti che prima io potevo prendere l'auto e andare a trovare mamma, adesso non ce l'ho più questa felicità, perdonami, è mia madre, e mia madre non è un estraneo, quindi capisci come è diventato difficile, è chiaro che io sono non felice, stupefatto di quello che è successo, di quello che sta succedendo, di quanto stia aiutando i ragazzi, dell'apprezzamento dei colleghi, ne vogliamo parlare, i colleghi sono... tanto, hanno amore nei miei confronti, i genitori sono felicissimo, però quella serenità, perché poi la felicità è strettamente connessa ad una parola che si chiama serenità. Io ti posso dire una cosa della quale ero sereno prima, che arrivavo a casa la sera e mi preparavo una bella pasta con le vongole. Come ero felice quando mi facevo quello spaghetto con le vongole, mi mettevo là e saltavo le mie vongole. Questa cosa mi manca. Allora in questo bilanciamento di tanta roba, quella cosa mi manca. Ecco perché dico, è la mente perché si deve riadattare. Del resto io sono grato per quello che sta succedendo. Ma veramente grato, non lo do per scontato. Grazie Linda, grazie a tutti.
mettetevi così, ragazzi, occhio, occhio. 5, 4, 3. Yes, grazie.